Bella ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di The Binding of Isaac Afterbirth. Allora, ci siamo lasciati, non ricordo neanche come, cioè non ricordo effettivamente qual è stato l'ultimo fail che ho fatto insomma sul mio canale. È passato tantissimo tempo e ovviamente io ho continuato a giocare. Se ci fate caso, nel primo salvataggio c'è un disegno cambiato e cioè c'è una foto che piano piano si sta ricostruendo. Se andiamo nelle statistiche, io sono morto 76 volte. Ho preso 286 item, credo. Ho ucciso 13 volte la mamma. Ho scoperto 86 segreti, stanze segrete, immagino. Best streak 2, grandioso. Se andiamo su items, questi sono tutti gli item che io ho raccolto. Ne mancano ancora parecchi. Parecchi mancano, diciamo, di essere sbloccati. Ho sbloccato la maggior parte dei finali, se non 1, 2, 3, 4 e 5, credo. E poi i segreti ho sbloccato Magdalene, Cain, bla 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 bla, ok. Se noi andiamo nelle challenges, queste sono tutte le challenge che ho fatto, ne ho fatte più di quelle che voi avete visto. E poi ci sono le challenge, quelle rosse dall'21 in poi di Afterbirth. E basta? No, non basta perché questi sono i personaggi che ho. Allora, con Isaac sono arrivato al cuore. Con Magdalene sono riuscito ad arrivare al cuore e a finire anche la grid mod. Incredibile. Con Cain solo il cuore. Judas ancora è bloccato. Il Blue Baby non l'ho ancora utilizzato. L'ho sbloccato, ma non l'ho ancora utilizzato. Eve e Samson. Samson, la prima volta che l'ho utilizzato, sono riuscito a fare la grid mod. Credo che quella sia la grid mod, non ne sono sicurissimo. Ho ucciso il cuore di mamma. Sì, la grid mod è quella. Ho ucciso il cuore di mamma, ma sono riuscito anche ad andare sulla cattedrale e ammazzare Isaac, perché nella cattedrale il boss finale, o perlomeno quello che ho incontrato io, è stato Isaac. Lazarus l'abbiamo fatto. Eden è il personaggio mio preferito perché è completamente casuale e spesso inizia con oggetti veramente buoni. E Lilith, che dobbiamo ancora farci perché purtroppo bisogna finire la grid mod con Azazel, che io sono un pippone a fare. Allora, quello che vorrei fare io è utilizzare Isaac per arrivare a Satana, ma non so come si fa ad arrivare a Satana. Credo di averlo mezzo capito. Curse of the Lost non esiste, comincio a fare come gli youtuber quelli seri. Curse of the Unknown va bene, o no? Ok, facciamo che riroliamo un attimo le partite fino ad avere un Curse of the Blind, quindi peggio che andare di notte. Levon Mishap non è male come oggetto, io direi di iniziare con questo. Allora, diciamo che un pochettino ho imparato a giocare un po' meglio rispetto a quello che avete visto voi. Ma tuttavia non è che so giocare benissimo, insomma, ho imparato meglio a riconoscere Tinted Rock, ho imparato un pochettino di cosette, ma non è che so proprio tutta sta cima. Non so se andare qui dentro, forse sarei dovuto andarci prima di prendere i cuori blu. Vabbè, rischiamocela perché potrebbe esserci qualcosa di buono. Infatti c'è un oggetto. Adesso da qui a dire se è buono o meno, lo vedremo subito. Contract from below, ok, non mi ricordo cosa fa. Però mi sembra un oggetto figo, quindi qui c'è un'altra Tinted Rock. Questi fortunatamente non si trasformano in teschi, credo, spero. Ok, prendiamo anche qui. Un bel po' di robetta, buona, buona. Ok, iniziamo, non dico bene, ma diciamo che iniziamo in maniera discreta. Non mi ricordo. Ah, Levon Mishap. Levon Mishap fa veramente parecchio oggetto. Parecchio danno. Non è come Levon Party, però, perché fa una chiazza molto più piccola di Pichu. Che cos'è? Non si sa. Però qui c'è un Soul Heart. Non so se acquistarlo per. No, non lo prendo. Non voglio sprecare i soldi, quei pochi soldi che ho. Qui potrei fare questo, però non so se prende tutte le pietre. Spero di sì. No. Ormai ci siamo. Speriamo che ci siano delle pietre lì dentro, delle bombe lì dentro. Una bomba sola. Ho pregato due bombe per prenderne una. Male, male, male. Facciamo così. E così quelli là si ammazzano da soli. Vedete com'è potente questo Lemon Mishaps? E facciamo così. E fortunatamente abbiamo ripreso delle bombe. Qui troviamo una chiave e un solare. Bene, 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 bene. Pin? No.
Ah, sto deficiente qua, ok. Cerca di morire il prima possibile perché tu mi stai un po' sulle balle, però in questa stanza bella lunga non sei un grosso pericolo, quindi insomma, puoi anche morire in pace. Ma cos'è? Perché tutte queste ceste, tutte queste cose belle? Che abbiamo beccato una run fortunata, mi raccomando, pollice in su per la run che sembra iniziare bene. Anche per contrastare gli stronzi che mettono pollici in giù, che sapete che questo canale è bombardato di pollici in giù. Vediamo un pochettino che ci capita. Dingle che non è per niente buono. E io ho sprecato il Lemon Mishap così, come un deficiente. Perché quello lì da lì non si muove. Quindi. Ai 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 ai. Ah, ma ti muove allora, stronzo. Vabbè, sta andando già malissimo. Era iniziata bene, ma sta andando parecchio male. In questo momento preciso, speriamo di riuscire a. Oh, mamma, non sapevo che su quella merda marrone si scivolasse così tanto. Cristo santo, fa sempre le stesse cose, ma mi faccio sempre fottere. Ok, vieni, no, non vieni. Adesso vieni, ok, rimani lì. Si scivola in una maniera assurda lì sopra. È allucinante, non c'ero mai passato. Forse per paura del danno. Non fa danno, fortunatamente. Ok. Non è un boss difficile, sono io che sono Pippa, cioè, sia ben chiaro. Cioè, questo è assodato ormai. Cerchiamo. Vaffanculo. Danno schifoso proprio. Che cosa mi dai? Un HP up. Va bene, nel frattempo ho perso tutti i dannatissimi. Tutti dannatissimi Soul Heart. Non ci ha dato ovviamente un patto con il diavolo perché abbiamo fatto cagare. Perché bisogna cercare di non prendere danno, se non sbaglio. Se non si prende danno c'è un'alta possibilità di avere un patto con il diavolo. Però vabbè, fa niente. Io non vorrei dire una cagata perché non ne sono proprio assolutamente certo. Ma per andare da Satana, adesso magari nei commenti, perché veramente online non ho trovato informazioni adatte e precise su questa cosa. Per andare da Satana bisogna combattere con il diavolo, con gli angeli. Non c'è niente qui. Combattere con Rainbow Tears. Rainbow Tears è un buono oggetto, non è ottimo, ma è buono. Non benissimo, ma bene. Bene, ma non benissimo, era proprio per dirla tutta. Ok, cosa stavo dicendo? Da quello che ho capito bisogna fare i due pezzi della chiave. Non ne sono sicurissimo. Perché sono entrato qui dentro adesso, mi dovete dire voi. Perché? Anche se qui. No, ma non posso rischiarvelo. Quindi facciamo così. E esplodi qui. Vabbè, però no, addosso a me, stronzo. Io farei esplodere pure questa, che se ci abbiamo 5. Quello mi fa fare la cacca. Quindi no. No, grazie. Non so se prenderlo e poi lasciarlo perché non so se l'avevo già preso, ma penso di sì. Non ne sono sicurissimo, quindi andiamo avanti così. Io direi di provare a fare questo. E manco per il cazzo. Qua dentro non ci posso andare. E qui dentro posso rompere qui con una bomba per prenderne due, quindi va bene. Ottime quelle. Questo è lo shrink shot. Ho scoperto che lo shrink shot serve. Nel senso che con lo shrink shot si rimpiccioliscono i nemici e di conseguenza si possono schiacciare. Adesso non so se è vera sta cosa. Lo shop non lo voglio affrontare, però ho scoperto anche un'altra cosa. Che allora qua intanto io lo farei questo perché al massimo escono due ragnetti, però ecco, può uscire anche qualcos'altro. Vale la pena di farsi tutte le stanze. Perché alla fine possono comparire oggetti, possono comparire mini boss, possono comparire tante cose. Quindi anche per una questione di. Come si dice? Ho finito gli ali. Di oggetti, sto per starnutire. No, ok, non sto per starnutire. Porca miseria, allergia maledetta. Oh, questa è brutta. Questa è brutta perché quelle cacche rompono un pochettino le pallette. Io ancora non ho visto qualche oggetto di quelli che cambiano la run. E spero di vederlo a breve perché altrimenti non possiamo fare niente. Per esempio, quando sono andato su nella cattedrale, ci sono andato per un semplice motivo: mi sentivo strafortissimo. E infatti, alla fine sono riuscito a fregare coglione.
Le lacrime di fuoco possono anche esplodere oltre che a dar fuoco ai maledetti, quindi ok, due chiavi, 22, io direi che una passeggiatina qui dentro ce la possiamo tranquillamente fare. Mi sentivo veramente molto molto forte, altrimenti non ci sarei mai andato. Niente, niente di buono, una pillola, tre, ma sinceramente boh, no, non mi gusta. Quindi andiamo via. E il boss è qui. Il boss è qui. Io metterei una bomba qua, anche se forse non ne vale la pena. Infatti, solo ragni di merda. Ok, Fistula, se non sbaglio, si chiama questo qui. È abbastanza fastidioso. Non so se questo qui è quello che fa uscire i vermi o i ragni, ma mi sa che è quello dei vermi, sì. Ok, può crearmi parecchi problemi sto boss. Ok, siccome abbiamo delle lacrime che per adesso ancora fanno cagà. Ah no, questo non è lo shrink shot. Ero convinto. Aiuto, aiuto. Ho imparato a doggiare un pochettino, ma non tantissimo. Quindi, ecco qui, ne ho rotti troppi. E quindi la questione diventa problematica. Ma sto dribblando come un pazzo. E mi escono lacrime di merda. Porca troia. Ragazzi, per me è difficilissimo fare questo lavoro perché veramente sono una pippa ste cose. A sto punto muori pure tu. Guarda, non mi sta dando una lacrima decente. Oh, vai a cagare. Sei morto. E un HP up. Ah, HP più luck up. E non abbiamo ancora il patto con il diavolo perché abbiamo preso danni come dei dementi, quindi probabilmente il discorso. Guarda che belle lacrime, non me le poteva da prima sto stronzo di merda. Io lo odio quando fa così. Sì, magari se. Ecco, certo. Bene. Scusi, si può aprire per favore? Grazie. Ok, se volete fare un caffè nel frattempo, io me lo farei volentieri, ma a quest'ora è sera tardi. Quindi forse non è il caso, altrimenti non dormo. Già me lo sogno sto gioco. Ok, un cazzo. E io ho anche il Lemon Mishaps. Mishaps. Guarda che cazzo di lacrime mi ha dato. Guarda che lacrime mi ha dato. Incredibile, incredibile. Oh. Cioè, raga, veramente io non ho parole. Era iniziata bene sta run, ma probabilmente sono già iniziati i pollici in giù, ecco perché stanno portando sfiga. Ah, sfigati portano sfiga, mi sembra giusto. È bellissima, bellissima, bellissima questa stanza di merda che potrebbe far terminare la run proprio in questo momento. Che stanza di merda, ma vaffanculo, va. Ma vai a cagare. Ok, Curse of the Unknown, si ricomincia con una bruttissima stanza. Veramente orripilante. Ma ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Io questi cuori me li tengo per dopo. Perché adesso non posso neanche vedere quanti HP ho. Perché abbiamo la Curse of the Unknown. Ricordiamoci che qui ci sono dei cuori, per favore, fatemelo ricordare. Ok. Ce la possiamo cavare, anche se queste cacche di merda. E abbiamo perso la possibilità del patto con il diavolo. Ragazzi, una delle cose più difficili che ho fatto è sbloccare, mi sembra, Samson, che bisogna praticamente farsi due piani senza prendere neanche un danno. E siccome sono una pippa di merda, fondamentalmente per fare quella challenge ho ricominciato la partita 20.000 volte. Se tu magari eviti di cagare mais volante, grazie, perché queste sono mosche mais, il che fa anche abbastanza schifo. Ah, quella stanza è praticamente quella di prima, però invertita. Così hai fatto una stanza. Io non so quanti HP ho, perché ho preso anche del danno stupidissimo, idiota. Ok, questo facciamo così. Quel ragno piano piano si sta avvicinando, però, eh. Anche. Ma porca puttana, ma come ha fatto a passare? Cristo santo, come ha fatto a passare, dico io. Santa Madonna, questo esplode. Dovrebbe esplodere, quindi aiuto. E certo, io come faccio a farmelo?
Cioè, vabbè, ragazzi, cioè, no comment, partiti di merda, proprio non è neanche esploso, tra parentesi. Quindi mi sbagliavo. Ho sempre due bellissimi Soul Heart, adesso ne ho uno perché... Ah, tra l'altro non posso neanche prenderlo. Bene così. Inizia malissimo, staranno. Quasi quasi sono tentato di resettarla. Perché poi, alla fine, fondamentalmente, sto gioco qua... Sì, ok, l'abilità per carità, e io sono una pippa e tutto quanto, ma va a culo. Cioè, se non ti esce l'oggettone, c'ha voglia tu a bestemmiare, cioè, è praticamente impossibile andare avanti. Tipo questo, che cazzo è? Daddy Long Legs, ok, questo non è male, ogni tanto esce il babbo che calcia e ok, fa del male, però eccolo lì. Però non è uno di quegli oggetti che, oh mamma mia, che oggettone. Boh, vabbè, qua non ci abbiamo manco. Potrei utilizzare gli Hanged Man. Vaffanculo, me la prendo. Fa niente. Adesso, secondo piano, uscirà una mega stanzona. E abbiamo Widow, uno dei boss più difficili per me. Per il mio modo di saper non saper giocare. Minchia, però, Daddy Long Legs gli ha dato due colpi e l'ha ammazzato. Ammazza pure quello, grazie Daddy. E range up, che oddio, non male, ma neanche bene. Ok, l'obiettivo è prendere un patto con il diavolo e per poi rifiutarlo, ma bisognerebbe arrivare illesi alla boss room, quindi la cosa la vedo molto molto difficile. Guardate l'ombra com'è. Come mi segue? Pensavo si attivasse molto più lentamente. Allora, qui dentro potrebbe esserci una libreria. Quindi guardate i cuori, cioè sto veramente messo male. Questa stanza potrebbe essere una svolta come una cagata. Intanto sono bellissimo con Poppy Smoving, non so cosa sia. E andiamo direttamente da Krampus. Che meraviglia! Ecco, grazie Daddy, per favore. E vai a fare in culo. Cioè, me la so proprio beccata proprio della serie. Ma stiamo scherzando? Ragazzi, comincio a non capire come ho fatto a farmi la cattedrale a sto punto. Perché voglio dire, fai cacà. Ok, il range up e il lampo coal sono un'ottima combinazione. Per chi non lo sapesse, il lampo coal ci per. Che cosa è successo? Ah, ok, abbiamo il Curse of the Bow, qualcosa. Tu muori, ok, grazie, grazie Daddy. Quindi dobbiamo andare su e poi a sinistra. Questo no, dovrebbe essere il trail di... vabbè, il cazzo però, dammi qualcosa di buono. Lardo, HP up. E sono diventato un lardoso. Ok, ho sprecato un botto di. Ho sprecato un botto di soldi per prendere un oggetto di merda, fondamentalmente. Bene così. Se magari adesso me li riempi anche quei cuori, perché ne ho abbastanza, però non è che dico che ne ho pochi. Ma mi servirebbero delle bombe. Ah, ma questo è un piano XL perché ci sono due. Una libreria e due stanze. Cazzo, questo è un piano che bisognerebbe sfruttare, ma io non ho le cose necessarie per farlo, tua sorella, Troia. Dicevo, Lampo Coal diventa più forte più viaggiano le lacrime, quindi se si spara da più lontano si fa più male. Io vorrei capire un attimino che ci faccio sta minchia, perché ci sono... Niente, raga. Pin, ok, Pin è un boss semplice alla fine. Scommetto che mi incula pure Pin. Ok, faccio parecchio ma. No comment. No comment. All stat up. E fortunatamente abbiamo una bella curata generale. E niente, non ho chiavi. Non ho chiavi. Bene. Continuiamo così, vediamo che succede. Siamo molto tanconi. Perché comunque c'ho un bordello di energia. Però, insomma, queste potrebbero essere buone, ma non ho le bombe necessarie per. Cristo!
santo. Aiuto. E beccalo. Mori. Non ho bombe per quello, quindi niente, per adesso. Vabbè, dai, su, cioè proprio così. No, secondo me staranno finirà molto molto male, forse peggio di quella di prima. Anche se Daddy Longlegs non ci aiuta, ci aiuta non poco, insomma. Ok, questo è fattibile, insomma, basta non fare cagate. Il problema è che ne faccio continuamente, quindi bisognerà vedere. Ok, facciamo fuori questo. Ok, prima che viene da me. Ecco, in questo caso questi nemici piccoli comunque Daddy Longlegs non ci fa molto comodo. Il problema è che veramente abbiamo fatto cagare con i patti. Quindi siamo al terzo piano e non abbiamo ancora avuto un singolo patto con il diavolo. Quindi la cosa non è per niente buona. E cioè, vabbè, dai. Ma no comment proprio. Ah, infatti. Pensavo si fosse dimenticato che doveva aiutarmi. Allora, vediamo un po'. Lì forse c'è una stanza segreta. Qui c'è una bomba. Io forse torno indietro e vado. Forse torno indietro e vado a rompere quelle due casse perché potrebbero avere buonissima roba dentro, o magari far cagare, però dai, è da fare. Allora andiamo su di qua. Al costo di una bomba potrei morire e non ci posso entrare più per qualche ragione. Perché non posso entrarci più? Ma vabbè, come l'ho detto, problema risolto. Sono un ciccione con le scarpe da donna. Che immagine meravigliosa, ragazzi. E muori. E do un danno che fa cagare perché ho problemi anche a. E no, dai, insomma, così non si può giocare, però. Sono messo veramente malissimo. Veramente male, male, male. Male, male, male. Lockdown, mi sembra giusto. Perché io ho sempre le run sfortunate? Poi vedi i video degli americani e gli esce di tutto. Ma vaffanculo. Cioè non mi. Sì, va, è proprio le stanze di merda. Veramente, ragazzi, questa è una delle peggiori stanze che esistono a sto gioco. Non dico la peggiore, ma una delle peggiori sicuramente. Fortunatamente Daddy mi aiuta. Però, insomma, in tutto ciò per una schifosissima moneta. Va bene. Va bene, va bene. Ok, questa ce la facciamo così. E ok, grazie Daddy. Adesso però per favore ritorna. Non mi ha dato una cazzo di chiave. C'è un oggetto, io non posso. C'è un oggetto, io non posso sfruttarlo. Già siamo messi male, poi non prendiamo manco gli oggetti perché non abbiamo le chiavi e quindi niente. Male malissimo. Male malissimo. Muori? Che fai pure cagare, sei veramente bruttissimo. Ed abbiamo un oggetto inutile. Inutile, oddio, questo qui ci dà un mezzo cuore ogni fine piano. Siamo al quarto piano e siamo messi molto, molto male. Molto, molto male. Ebbene, sì. Andiamo anche con i brimstone qui, tanto per non farci mancare nulla. Però l'abbiamo fatto, ok. Altre due bombe che comunque già avevamo, ma zero chiavi. Io vorrei capire le item room, io come le apro senza le chiavi. Cerchiamo di beccare questi stronzi al volo prima che si avvicinino e mi scoppino in faccia. Ah, questi poi proprio così. Chi è rimasto? Nessuno. Ok, non abbiamo un oggetto attivo. C'è veramente una run di merda proprio. Uno schifo. Una chiave, finalmente. Finalmente. Qui non c'è niente, a meno che qui non c'è una stanza segreta. Ma col culo che c'ho, ovviamente. Zero. Vediamo di qua. Stanza di merda proprio. Per fortuna. Ok,
ad un solo pulsante, perché se erano più pulsanti, io qua dentro c'entro quasi quasi. Dai, che questa potrebbe essere la stanza della run, con una pillola positiva. Friends till the end, friends till the end. Niente di entusiasmante, manco un mezzo cuore. Bene. Bene si fa per dire, eh. Un cuore, ottimo. Little Chad ce n'è dato un altro. Ci dà i cuoricini perché lui è molto, molto bellino, molto amorevole. Il bello è che si sblocca con un boss schifosissimo, quindi non ho capito il collegamento tra le due cose. Però non fa niente. Secondo me stiamo andando proprio nella direzione completamente sbagliata. Quindi io tornerei indietro, magari sto perdendo tempo, ma qui sono sicuro che c'è una stanza segreta. Per una volta. E questa sarà sicuramente un HP up. Infested. Ah, Friends till the End non l'avevo attivata. Forse era meglio non attivarla, era meglio attivarlo il boss, vabbè. Chi ci abbiamo qua? Mamma mia. Grazie, grazie Daddy. Adesso vedi di fare qualcosa anche qui perché sono molto preoccupato. Ok, mi ha salvato la moschetta. La moschina, la moschetta. Questo muore. Questo facciamo così e niente. No, qua non è. Sotto lì non può essere, quindi sarà più di là. E niente, ragazzi, sono venuto qua per non fare niente perché. Vabbè, però comunque ho preso un paio di cose, quindi va bene così. L'importante è che non sono morto. Ricordiamocelo, quindi andiamo di qua e vediamo dove si dovrebbe trovare. Qua stanze segrete impossibile. Allora, se rompo qua si rompe anche la chest, quindi in teoria si fa così. Non è arrivato? Perché dico io? Perché se faccio così? Ah, ok, almeno una bomba l'ho presa. Io mi chiedo perché la roccia non si è messa lì, ma vabbè, fa niente. Ed abbiamo un quad shot. E anche un lucky poop. Petrified poop, pardon. Che sì, vabbè, ok, i soldi nelle cacche. Non è che mi dispiace. Che mi dispiace. Però, insomma, non è tutto sto spettacolo. Qui questo non so minimamente cosa sia, quindi mi conservo i soldi e me li porto avanti. E direi che forse è il caso di arrivare ad una fine di questo piano, oppure vogliamo continuare all'infinito. Ok, lì c'è un cuore che posso prendermi dopo che l'avrò perso sicuramente nella boss fight, proprio sicuro al 100%. Questi quattro shot non mi dispiacciono, se però prendessi un Tears Up. Forse sarebbe un pochettino meglio perché sono molto molto lento. Secondo me potrebbe stare qui. O qui. Ok, qui. Brutto, brutta questa. Brutta, ma potrebbe darci delle soddisfazioni. Ma dobbiamo stare attenti a questi maledetti fuochi rossi. Quindi, prima cosa, fuochi rossi. Proprio primissima cosa. Ok. Dopodiché spegniamo questi, perché mi sono veramente in una run mi sono andato ad infrociare contro uno dei fuochi e sono morto, cioè morto con un fuoco è veramente vergognoso. E poi questi qua li buttiamo qui. Ok, in modo da farli esplodere e prenderci tutti i goodies che sono qui dentro, che poi non era niente di che. Poteva andare molto molto meglio, anche perché le casse di pietra certe volte veramente tirano fuori roba potente. Ed abbiamo. Che cazzo è questo? Cosa? Cazzo! Daddy, aiuto! Porca Eva, sto Daddy mi sta salvando. Range più Tears Up, ok, dovrei sparare un po' più veloce. Prendiamo anche i cuori. Diciamo che siamo un po' meglio, ma forse riusciamo a farci la madre. E forse riusciamo a farci anche Hit Leaves, perché voi avete visto il cuore, però chi non gioca a Binding of Isaac o non segue altri gameplay, insomma, non sa che il cuore dopo un tot di volte diventa Hit Leaves, quindi da cuore si trasforma in feto ed è molto più difficile, molto più difficile.
Oh, Faded Polaroid. Me lo lascio. Me lo lascio perché quello è un oggetto che in genere esce. Oddio, questo io non so cosa fa. Ok, questo è lo sciacquone. Che cazzo faceva lo sciacquone? Cosa faceva lo sciacquone? Trasforma tutti in merda. E non è male. E non è male, anche se Petrified Pop non neanche sarebbe stata male. Ah, però quello lì. Io non so se lasciarmi Faded Polaroid o meno. No, io voglio continuare ad accumulare soldi non per fare il greedy, ma il gridino, ma per un semplice motivo che dobbiamo iniziare anche a mettere un po' di soldi in quella grid, in quella donation machine, altrimenti non sbloccheremo mai. Ma questo me lo sto a fa o no? Ok, ci ha pensato lui, grazie sempre, grazie papi. Okay. Che cazzo sono questi? Perché quello è diventato questi? E muori, porca troia. Diciamo, io proprio ci sono andato proprio come un fesso proprio. Tipo, Petrify il flash non sarebbe male qui, ma per una questione di velocità, però non per una questione di difficoltà, quindi io lascerei così. 5 cent. Dicevo, bisogna cominciare a mettere soldi nella donation machine perché altrimenti non ci sbloccherà mai gli oggetti, insomma. Non ci sbloccherà mai i negozi di livello più alto e questo è il compass, questo è buono. The end is near. And now the end is near. And so I face the final curtain. Allora, questo abbiamo Temperance, che non ci fa proprio per niente comodo, però 3 soldini ce li dà. 5 soldi per recuperarne 3. Conveniente. Ok, l'item room ce l'abbiamo. Che cazzo è quella cosa lì sopra? Non capisco. C'è un simbolo lì sopra che non capisco. Quindi voglio andarlo a vedere, voglio sapere cos'è. Ah, lì ci vogliono 2 bombe. 2 bombe ce l'ho se... Però non so cosa c'è lì dentro. Stronzo. Guarda, mi devi far spiegare le chiavi. Prendo le bombe. Se è una cagata, mi incazzo. E si va giù in una nicchia che ci porta a delle... Niente, ad un oggetto che è Libra. Libra che ci ha cambiato, vedete, adesso sparo molto più veloce, ci ha cambiato le statistiche. Ci ha cambiato le statistiche, non so se in meglio o in peggio, vediamo un po'. Il danno non è molto, abbiamo aumentato un po' la velocità. Non lo so sinceramente se è meglio o peggio adesso. Comunque, il boss è giù a destra. Volendo ci potremmo fare anche queste stanze perché potrebbe esserci qualcosa di interessante. Comunque questi... quello stronzo mi ha fatto danno. Comunque ai, aiuto. Questo sparo così veloce, questo rateo di fuoco così... E vai a cagare, cioè... Prendo danno... È una troll bomb, cioè, questa è sfiga. Abbiamo perso i nostri 2 bellissimi soul art. Dicevo, ci potrebbero stare delle cose interessanti. Comunque mi può droppare, ecco, chiavi, soldi. E quindi io voglio comunque visitarle. Tra l'altro abbiamo flash, quindi alla peggio. Qui vediamo se non c'è qualcuno di invisibile che ci potrebbe creare non pochi problemi. Ok, abbiamo fatto. Vedete, abbiamo recuperato comunque una chiave. Adesso ne abbiamo 8. E abbiamo anche una challenge qui. Con una di legno, quindi sta bene così. Adesso sono diventato bicolor. E niente, ce ne possiamo anche andare a fanculo. Adesso che abbiamo il compass, possiamo vedere dove sono le stanze, quindi ci possiamo orientare meglio e la cosa non è per niente male. Lo shop, no, abbiamo detto, quindi dobbiamo solo arrivare. Ai 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 ai. Tutte merde, vai, tutte merde. Bene così. Lo so che non avrei dovuto farlo, però...
Comunque, aia, perché Loki ha quella cosa lì che cammina per la stanza? Non è una cosa buona questa, però il mio rateo di fuoco mi permette di bloccarla. Non è male, possiamo andare qui e trovare un damage up con un per un cuore, quell'altro non so cosa sia. Quindi, damage up e damark, damage up, ragazzi. Ne è valsa la pena. Il problema è che io non volevo accettare patti con il diavolo per andare a fare gli angeli, ma qua siamo arrivati alla madre e niente, si deve fare. Si deve fare. Spariamo abbastanza. Abbiamo anche la possibilità di aprire tutte le chiavi. Diciamo che sicuramente sta andando meglio di prima. Ecco, diciamo che un pochettino si è aggiustata la run, ma non tantissimo. Io sono veramente molto veloce ed ho un rateo di fuoco eccezionale, quindi mi piace come siamo messi adesso, mi piace sicuramente più di prima. Riusciamo anche a camminare un po' più in velocità, andiamo di qua e andiamo a vedere cosa c'è nell'item room. Sarà roba di fagioli. Giga fart, quant'è giga sto fart? E la Madonna! Oddio, non è male quell'oggetto, però Flash che in una stanza confusionaria e casinaria mi trasforma tutti in cacca non è per niente male. Io Flash no, ma dai, ma che danno del cazzo. 9 bombe e una chiave. La chiave non mi serve, quindi io direi che... Ma qui sopra cosa c'è? Ah, infatti, vedevo il simbolo di un boss, The Chariot. Buono. Ma questi mi danno qualcosa se li faccio esplodere o sparano solo? Ok. Esplodere esplodono. A darmi non mi hanno dato una mazza. Bene così. Non posso vedere quanti HP ho, però. Non ha. Proprio essere colpiti da questi proprio è veramente da stronzi. Io sto andando alla cieca, però. Non ho visto dove sta il boss. Dove sta? Ok, a sinistra c'è il coso. Non riesco a vedere. Ah, giù a destra. Ok. E qui? Ah, oddio, vedevo tutto aperto. Infatti io qua come faccio? Qua non salta nessuno, spero. Ok, no. Abbiamo un rateo di fuoco veramente buono, ragazzi. Se ci esce qualche bell'oggetto, potremmo effettivamente sperare e provare ad andare su. Ma deve uscirci qualcosa di buono, perché altrimenti qua... C'ho 20 soldi e la possibilità di prendere una pillola. Veramente gli shop stanno amnesia. Vabbè. E abbiamo perso anche l'utilità del compass. Gli shop veramente stanno facendo schifo. Non vedo l'ora di sbloccare altri oggetti perché veramente fanno cagare quelli che ho a disposizione. Era di qua il boss. Perlomeno è quello che mi ricordo io. Questi lasciano una scia di sangue molto pericolosa. Ok, finita la stanza. Il boss era da ste parti. Ovviamente non queste, visto che non c'è, però potrebbe essere qui. Ed abbiamo trovato il boss, ragazzi. Non andiamo a giocare assolutamente a... Però io qua aprirei, visto che è gratis, e la romperei. Ed abbiamo delle calamite. Siccome le calamite per me non vanno mai bene, secondo me. Ok, abbiamo la madre, ma abbiamo il chariot, quindi io la userei direttamente qui per non farle praticamente un cazzo. Fa niente. Ok. Abbiamo un fuoco molto buono, quindi direi che potremmo cavarcela se non facciamo cagate tipo quelle che stavo facendo. Ok. Deficiente. Io. Box stuff. Cuori, quindi abbiamo perso un bel po' di HP, strength. Bounce back assolutamente no. E una pillola che sarà ovviamente negativa. I found pills. Strength non mi dà la possibilità di andare in Sheol, perché non so neanche come funziona, quindi... Ah, forse è al cuore Sheol. Però Sheol mi sa che bisogna stare entro i 30 minuti, boh, non lo so. E qui siamo nel Womb. Sicuramente un posto dove potrebbe essere utilissimo... Come cazzo si... Ah, c'è la madre, devo prima finire la madre per bloccare questi stronzi, ok. Dove può essere utilissimo il nostro flash? Perché qui ci sono stanze veramente improbabili e veramente impresentabili. Abbiamo pochi HP, ne avevamo tantissimi, adesso ne abbiamo molti di meno perché tra patti con il diavolo, eccetera, eccetera, non
Non è molto buona come cosa. Non siamo messi benissimo come prima. Prima eravamo messi meglio. Allora, abbiamo il champion che rifiuta le lacrime. E tra l'altro mi ha anche beccato lo stronzo. Vabbè. Bombe a non finire. Tinted rock non ce ne sono. Ho imparato a riconoscere anche le tinted rock di qua. E ve le faccio vedere non appena le trovo. Quindi, ovviamente, siamo andati nella parte sbagliata, nel lato sbagliato. Il boss è sopra. No, lì c'è un mini boss che andremo ovviamente a farci. Perché potrebbe comunque darci qualcosa di buono. Ai 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 ai, questa è brutta. Questa è molto brutta. E infatti ho preso danno, ma non da... Cioè, non prendere danno dai brimstone è veramente da stronzi, perché voglio dire, ok. Non ci sono Tinted Rock. Questa è una bruttissima stanza. Io me la faccio proprio così al volo. E spero di trovare una batteria, perché qui è veramente molto molto utile. Oh, questa è da fare. Ovviamente saranno tutte troll bomb. No, ok, ci sono anche dei bellissimi cuori che non dovevo prendere. Era meglio se li prendevo dopo. Guarda che schifo. Che schifo. Però vedete come sono forte. Ho preso un sacco cioè, faccio un sacco di danno con le lacrime. Guarda che schifo un coin. Però è andata bene perché abbiamo preso due bei soul art. Poteva andare meglio, però, insomma, non ci lamentiamo che non si butta via niente. Nel frattempo, questa è una brutta stanza. E questa anche era un'altra classica stanza da pigliare e trasformare tutto in merda. Però purtroppo non possiamo farlo perché non abbiamo la ricarica, ma va bene così. Ok, vediamo se ci sono delle tinted rock. Non ce ne sono. Sopra c'è un mini boss. Quindi andiamo ad affrontarlo sperando che non ci inculi. Oh, brat. Morto. Ok. Dai, era facile. The Emperor. Cosa fa? The Emperor ci porta al boss. Quindi io potrei anche utilizzarla, ma se la utilizzo mi perdo comunque le stanzette. Allora, qui abbiamo bisogno di un bel po' di un bel po' di bombe, almeno 4, ma ne varrà sicuramente la pena. Infatti, andiamo qui. Io di Emperor non voglio usarlo perché non voglio arrivare al boss. Ottimo, tanti soldi, ma purtroppo niente in cui metterli perché la macchinetta si è già rotta. E vabbè, fa niente. Ok, questo non è difficile, basta gestirlo bene. L'importante è uccidere quello che è singolo, da solo. Una volta ucciso quello, aiuto. Ok, una volta ucciso quello diventa tutto più facile. Vedete a cosa serve? Perché comunque sto prendendo altre bombe, sto prendendo altre cose. Potrebbe uscire, c'era il boss lì che comunque mi avrebbe potuto dare qualcosa di buono. Insomma, sono comunque da fare le stanze. Io prima tendevo ad andare diritto dritto dal boss. Ho scoperto che comunque, ho capito che comunque non è una cosa buona. Abbiamo anche strength, quindi abbiamo la possibilità di... Oh, quanto cazzo spari? Ok, tu muori per favore, questi sparano troppo veloci per i miei gusti. Questo che spara comunque i cuoricini. Ok, c'è la madre. Eccola, eccola. E ancora? No, penso che sia finita. Ok, dammi qualcosa di bello. Oh, grazie, un altro Soul Heart. Ottimo, se avessimo avuto la combinazione con Dark Bam, che è quello... Oh Cristo. No, non è una buona cosa questa. Fortunatamente gli faccio un male cane. Comunque faccio veramente molto molto male. Il danno che abbiamo... Non abbiamo trovato una Tinted Rock. Che schifo. Fammi vedere qua. No. Che schifo. Ragazzi, siamo quasi al boss. Anzi, siamo al boss. Prima vado di qua. Anche se è pericoloso, ma... Facciamo parecchio danno. Quanto sta il danno? Ok, abbiamo anche una carta strength, quindi non dovremmo avere grossi problemi, ma abbiamo The Fallen, quindi i problemi ce li avremo sicuramente, perché io sono una pippa con The Fallen. Cerchiamo di stare il più lontano possibile per fargli più danno con Lamp of Qual. Io sono diventato enorme, perché? Ah, perché ho preso strength. Abbiamo corso War of Babylon, inutile. Inutile War of Babylon, ragazzi. War of Babylon si attiva solo quando non abbiamo cuori rossi, o ne abbiamo uno, quindi malissimo, malissimo. Mini boss a destra, quindi andremo subito a destra. Non credevo di... Non avrei... Perché ho usato questo? Perché?
Non dovevo e non volevo usarlo. Dammi una batteria, stronzo. Cioè, non è giusto. Non volevo usarlo. Cazzo. Adesso ci vogliono parecchie stanze per ricaricarlo. Stanza lunga. Con questi che sono brutti, brutti. Brutti, brutti, brutti. Quello vuole i cuori. Volendo potremmo anche darglieli. Però per accedervi. E quello vuole i soldi. Che comunque non ci servono, quindi facciamo così e tiè, caricati di soldi e dammi qualcosa di buono per favore, tanto i soldi a me non mi servono, ormai i negozi non ci sono più. Che mi hai dato? Una carta, The Sun. The Sun ci cura. The Sun è una buonissima carta. Portable slot, ma che cazzo ci devo fare io con la portable slot? Ridammi questo. The Sun è ottimo. Perché io adesso faccio così? Allora, questo qui gli potete dare due cuori alla volta. Cioè un cuore, vabbè, due mezzi cuori alla volta. Che cazzo è? Ok, The Sun, mi curo. E prendo Experimental Treatment. No! Experimental Treatment mi ha cambiato le stat, però mi sembra che comunque sparo veloce. Solo che sparo lento. Perché mi ha cambiato la velocità dei cazzi qua. Vabbè. Che cosa abbiamo lì? Non so se farmi le stanze su, perché questo è veramente difficile com'è. Andiamo al boss. Stavolta vado dritto al boss. Preferisco. Vediamo se c'è qualcosa qua per terra. Ok, cuoricino. No, vabbè. Ecco, qui pure The Sun sarebbe stato molto utile. Questi sono maledetti. Questi sono veramente maledetti. Cartridge no, se non sbaglio è buono per quando si gioca alle slot o qualcosa del genere, comunque roba che ha a che fare con la luck. Ok, abbiamo una pillola che ci dà amnesia, te la prendi tu e tua madre. Death è buona, Death è buona. Non ci sono tinted rock, ma ci sono comunque bombe, quindi possiamo riprenderci le bombe che sprechiamo per prendere altre bombe. Ok, qui c'è una stanza segreta, ma io non so dove è l'ingresso. Ok, perfetto, l'ho beccato. Con Lockdown e Friends Till the End. E vabbè, niente di che. Vediamo se magari esce qualcosa di buono qui. Manco pocazze. Oh, niente, eh. Va bene. Ragazzi, boss. It lives. Ah, ma io non pensavo di essere già qui. Ok, facciamo diventare l'occhio una cacca giusto per... Forse era meglio sfruttarlo dopo, ma vabbè. Ok, questa è la versione potenziata del cuore. Ma io sono molto forte, quindi non dovrei avere grossissimi problemi. Perché si sta... Perché c'è terremoto, probabilmente, non lo so. Ok, spara molto più veloce, ma... Cazzo, cazzo. Ok. Patto con il diavolo. Due oggetti che non so cosa siano. Potrebbero essere gappi o qualcosa del genere. Io me la voglio rischiare. Headless baby, schifo. E Gappy Scholar che non è male. Me la sono rischiata veramente troppo. Possiamo scendere giù, ragazzi? Possiamo andare da Satana, forse? Siamo partiti con Isaac. Ragazzi, io sto facendo una cosa che non dovrei fare. Dove siamo? Sheol, ragazzi, Sheol. Ok, qui c'è Satana. Se riesco a farmi Satana, sblocco il coltello di mamma. E ragazzi, è fantastico. Allora, che cazzo è giù a destra? The Lamb mi sa è quello, forse, non lo so. Non ne sono sicuro. Forse è The Lamb. Ok, qui le cose si fanno veramente molto molto complicate. Spero che non siano tutti boss. Io qua giù non ci sono mai arrivato e probabilmente sto per rovinare la run. Cristo santo, aiuto! Ho pochi cuori, raga. Ho pochi cuori. Aiuto. Però sicuramente posso arrivarci full health. Full health. Perché sì. Perché ho un sacco di cuori buttati a destra e a sinistra. Quindi alla fine ogni stanza che faccio c'ho almeno mezzo cuore da parte. Il mio rosso con il loro rosso è difficile da capire. Oh, io questo volevo. Mi stavo grattando un attimo. Qui c'è una freccia. Ok,
Cosa c'è giù? No, è una croce rovesciata, bene. Simbologie religiose a parte. Oddio, mi stavo per far beccare. Ok. Ragazzi, io sono molto forte, quindi potrei veramente... ci sto credendo che la prima volta che vado da Satana riesco a farmelo. Ci sto veramente credendo. Sono teso in una maniera che non avete idea, ragazzi. Sono veramente tesissimo perché non sono sicuro di essere... Sono forte, ma non sono sicuro di essere abbastanza forte. Purtroppo quell'oggetto, quel classico... Aiuto! Quel classico oggetto che tu lo prendi e fai, ok, ho vinto, non mi è uscito. Anche se ho death. Ai 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 ai. Ok, bombe a non finire, quindi possiamo permetterci di fare questo e questo e anche questo. Dammene un altro. Ragazzi, credo che siamo arrivati a Satana. Eh sì. Ok, non l'ho beccato. Questi sono i classici due che mi hanno sempre dato problemi. Ragazzi, siamo da Satana, non ci posso credere. Si sveglia Satana, io apro Death che non so neanche cosa fa. Oddio, aiuto, aiuto, aiuto. Che fai? Che fai? Che fai? Cos'è? Che cazzo sta facendo? Ah, ok, questo l'ho visto, questo l'ho visto, ok. Gli ho fatto un sacco di danno, gli ho fatto un sacco di danno. Ragazzi, incredibile, incredibile. Non ci... Cazzo, 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 cazzo. Merda. Muori. No, non io. È morto? Ragazzi, se avete già letto in basso a destra. Oddio santo. Dammelo, è lui, è lui. Abbiamo sbloccato Judas abbiamo sbloccato il Mom's Knife. Ragazzi, io non posso essere più felice di adesso, ovviamente non felice, felice per il gioco, più felice di questa run. Grande, adesso dobbiamo solo trovare il Mom's Knife, non lo so, da qualche parte, per usarlo in una run e spaccare il culo a tutti. Vedete qual è la differenza? Quando si cominciano a sbloccare le cose, poi man mano diventa, non dico più facile il gioco, ma almeno si hanno un po' più possibilità. Ci vediamo al prossimo video.